Eccoci qua, ci siamo amici criptoinvestitori, buonasera a tutti quanti e ben ritrovati. Che dire, niente, stavo scrollando Twitter e stavo leggendo gli ultimi deliri di Elon Musk e mi stavo facendo due risate perché insomma poi si dice che il mondo delle cripto, il mondo di Bitcoin è un po' folle, un po' manipolato. Poi intanto ho buttato un occhio, appunto stavo dando una scrollata a Twitter come è mio uso fare almeno una decina di volte al giorno e ho visto la reazione dello stock market al tweet di Elon Musk che è impazzito, probabilmente aveva qualche sostanza in mano, insomma ogni tanto si sa che ha questi exploit. E insomma niente, mi stavo facendo due risate ma ho visto da quello che mi stavate scrivendo che anche voi siete abbastanza sul pezzo, vi siete già fatti il vostro ridere con i suoi tweet. Allora io nel frattempo sistemo il PC per vedere le vostre domande su un secondo screen, così siamo sul pezzo e siamo pronti a partire anche oggi con analisi di mercato, analisi di Bitcoin, diamo uno sguardo ai grafici, rispondo alle vostre domande. Oggi non hai scillato molto, non mi sembri tu, hai ragione, oggi non ho scillato, ma in realtà ora che ci penso su Facebook e su Telegram l'ho scillato, quindi credo che sia abbastanza, poi direi che basta, altrimenti poi mi odiate, mi dite che spammo dappertutto come l'ultima volta che qualcuno di voi mi ha scritto ridendo, fa: ma guarda che secondo me hanno capito che sei su Twitch alle 18 circa, tra l'altro, ovviamente, perché sapete che la puntualità non è il mio forte. In realtà mi sono collegato abbastanza puntuale, poi ho perso una decina di minuti a scoprire come si mette in dark mode il buon vecchio Brave, altrimenti c'era Twitter che mi stava completamente accecando. Basta, niente menate, niente storie, ben ritrovati tutti quanti al nostro live su Twitch. Vi ricordo che come sempre si può accumulare shitcoin accumulando ore di visualizzazione, minuti dai, di visualizzazione di questo video. Se siete attivi in chat accumulate ancora più shitcoin. Oggi non ci sarà, attenzione, il giveaway, boh, adesso scappate via tutti, sparite, no, non scappate perché sarà interessante l'analisi, ma oggi non ci sarà il giveaway, lo faremo la prossima volta, anche perché se mi metto a farlo tutte le volte mi mandate assolutamente in rovina. Poi 0.00 uno, finché Bitcoin valeva 5-6 mila dollari ci si poteva anche stare, adesso che comincia a salire ve lo potete scordare, no? Scherzi a parte, sto organizzando insomma una cosina magari per l'halving, per festeggiare l'halving, e potremmo fare un concorso a tema. State sul pezzo perché ne saprete di più nei prossimi giorni. Allora, che dire, oggi lo scopo principale ovviamente è dare un'occhiata ai grafici che sono abbastanza incattiviti, diciamo così. Aspettate che giro subito su TradingView. Abbiamo il nostro Bitcoin che è partito a raffica dopo aver rotto gli 8.000. Vi ricordate che lo scorso live guardavamo la volatilità, no? Adesso magari ve lo riprendo anche qui il grafico della volatilità di Bitcoin, che fortunatamente dovrebbe essere questo. Fortunatamente BitMEX lo espone. No, non era questo. Volatility. Forse sì, era il grafico settimanale. Beh, fatto sta che era in una zona abbastanza bassa. Ecco qua, forse è esposto ancora meglio. E quindi avevamo visto, insomma, che Bitcoin era molto molto compresso come situazione e di conseguenza c'era un'elevata probabilità di movimento esplosivo. Insomma, la volatilità, tra l'altro, che trovate lì non è l'unico modo per andare a quantificare la volatilità. A me in particolare piace utilizzare un paio di indicatori, cioè uno ovviamente è la classica volatilità storica che mostra alla fine quanto nell'ultimo periodo il prezzo di Bitcoin si è mosso in ampiezza in media per candela. Il secondo invece riguarda più che altro la varianza del prezzo, chiamiamola così, perché consiste nell'ampiezza delle bande di Bollinger. Ve li ho già mostrati più volte tutti e due e io tendo a sovrapporli, a cercare dei segnali congiunti di entrambi gli indicatori contemporaneamente, perché va a rafforzare tantissimo. La volatilità storica da sola potrebbe non dire molto, perché comunque, come è successo in questo caso tra l'altro, se il prezzo continua a salire, sempre con la stessa ampiezza più o meno di giorno dopo giorno,
giorno, la volatilità rimane comunque estremamente bassa, mentre l'ampiezza delle bande di Bollinger ci va a far capire che comunque c'è un po' di varianza e quindi non è che è così piatto l'andamento. In ogni caso, questo può servire per andare a operare appunto sulla volatilità, come dicevamo nello scorso live, o combinando delle posizioni in opzioni, avevamo visto un esempio con lo strangle o lo straddle, oppure con dei token che riguardano principalmente proprio la volatilità, perché è prezzata in alcuni token, se volete poi chiedete e ne parliamo, oppure con posizioni combinate sui futures, che qualcuno di voi mi ha chiesto, ma ci hai lasciato un po', come dire, lì con la curiosità, con la tentazione di saperne di più e non ci hai più detto niente sulle posizioni combinate in futures per sfruttare la volatilità. Se vi va, appunto, oggi approfondiamo anche questo. Quindi mi raccomando, spingete con le domande, adesso qui arrivano le notifiche, qualcuno dice non ho l'audio, come faccio a vedere le mie ore di visualizzazioni? Allora, se non ricordo male, c'è un comando che ti permette di vedere quante shitcoin hai accumulato, però non mi ricordo qual è, ovviamente, quindi la prossima volta prova a scrivere magari punto esclamativo points, dovrebbe essere qualcosa del genere. E adesso partiamo all'inizio, dall'inizio con le vostre domande e vediamo se avete qualcosa di interessante da dire, altrimenti inizio i miei sproloqui sui grafici e nel frattempo potete comunque dire la vostra e chiedere. Starà riallocando i suoi asset? No, in realtà l'ho già fatto stamattina, perché l'1 del mese io vado a fare i miei ribilanciamenti di portafoglio, come vi dicevo un po' ieri nel video dove ho mostrato come gestisco il mio portafoglio in percentuali. Qualcuno si è indignato per questo, che voleva vedere quanti bitcoin ho al numero fino al satoshi, voleva insomma vedere i miei wallet aperti. Così non è stato, ma perché lo scopo era semplicemente mostrare, insomma, a me piace condividere comunque qualcosa che voi potete mettere in pratica. Io l'ho fatto in questo caso con l'allocazione di portafoglio e la gestione di portafoglio, che è estremamente importante, perché anche il discorso del ribilanciamento mensile, molti si sono stupiti, ma secondo me è una cosa estremamente importante da fare per avere sempre tutto sotto controllo, altrimenti un mese ti ritrovi una percentuale più alta, una più bassa, il mese dopo magari un altcoin pompa all'incredibile e ti trovi quell'altcoin in grandissima percentuale, ma tu non vuoi essere esposto in altcoins così tanto, allora è bene insomma ribilanciare. E inoltre, secondo me era anche interessante, visto che me l'avete chiesto in tanti e vi ho risposto appunto ieri, mostrare come metto anche a rendita, a frutto, le coin che detengo, quanto metto in SeFi, quanto metto in certe piattaforme e quali piattaforme, insomma, così da farvi sapere quello che io faccio, insomma. Comunque la riallocazione è terminata, non è stata particolarmente difficile e basta. Solo 6 minuti di ritardo, sì, oggi è un record praticamente. Ciao, quali profili Twitter mi consigli di seguire e quali siti consulti per le news? Guarda, per quanto riguarda i profili Twitter, io ti consiglio innanzitutto di seguire i profili ufficiali dei vari exchange, delle varie persone, insomma, che utilizzano Twitter come mezzo di comunicazione. Ormai il comunicato stampa per me è il tweet, cioè ormai se vuoi seguire le novità, che ne so io, di Coinbase, di Binance, di OKX, di BitMEX, di chiunque, tu basta che segui le loro pagine su Twitter, le pagine dei loro CEO su Twitter, e appena succede qualcosa vai a vedere lì e lo sai. Esempio, quando ci sono i disservizi su Binance, piuttosto che le manutenzioni di server, eccetera eccetera, se tu vai lì a refreshare la pagina su Twitter, la loro timeline su Twitter, lo vedi subito quando ci sono notizie, quindi è la fonte numero uno per quanto mi riguarda di informazioni ufficiali. Poi ovviamente c'è pieno di personaggi da seguire per farsi due risate, e lì veramente c'è l'imbarazzo della scelta, basta che cerchiate nella sfera insomma di Bitcoin e delle cripto e trovate di tutto per andare a farvi appunto due risate. Per quanto riguarda i siti da consultare per le news, io personalmente non sono un grande fan delle testate giornalistiche in quanto tali, perché non lo so, non mi piacciono particolarmente, quindi io preferisco i social. Quindi io vado a seguire solitamente i canali su Reddit in primis, dove anche lì c'è spazzatura di ogni genere, però diciamo si capisce di più quando c'è una conversazione genuina e una un po' meno genuina, c'è meno sponsorizzazione, anche se è un meno molto, come dire, relativo, perché ce n'è anche lì. Però io per quanto riguarda le news mi affido qua
quasi esclusivamente a Reddit e anche a Twitter, se vogliamo, perché, come dicevo, Twitter è la fonte ufficiale. Ho perso il treno a marzo, che brutta parola che mai detto, mi triggera, quando leggo perdere il treno io mi triggero, aspettando un ritracciamento mai arrivato. Allora, a marzo, e dunque, in che senso? Nel senso in questo recupero, intendi? Perché direi che prima marzo è stato abbastanza catastrofico, hai voglia se ha ritracciato. Ma dopodiché, in verità, cioè, non era un grande scenario per aprire delle posizioni speculative. Cioè, se tu intendi andare ad accumulare, caspita, sì, accumulare subito dopo un crash di questo tipo, cioè una perdita del 50% in un giorno è la definizione di capitolazione. E infatti anch'io sono riuscito a fare un acquisto spot che poi ho protetto con uno short che mi è andato abbastanza male, ma poi l'ho richiuso, insomma, e complessivamente sono estremamente contento. In ogni caso, le strategie da seguire sono di due tipi: accumulativa o speculativa. Accumulativa per chi magari guarda soltanto i macro cicli, nel senso vuole cercare di mediare Bitcoin ad un prezzo basso, il più basso possibile, per detenerlo nel tempo e godersi poi del presunto uptrend di lungo periodo che la risorsa secondo lui appunto avrà. Ovviamente questo prevede un bias positivo, bullish, nei confronti di Bitcoin sul lungo periodo. Chiaramente non comprende operazioni di breve, perché altrimenti si va a rovinare tutto. Quindi questo è il classico atteggiamento da holder, cosiddetto. Io ho dedicato un video a questo, ho descritto un piano, un esempio banalissimo di piano di accumulo, laddove l'unica variabile è il tempo, quindi andare a fare acquisti frazionati. Chiaramente poi ci sono quelle situazioni particolari in cui ti vedi un tracollo in un giorno di Bitcoin che passa da 8.000 a 4.000 e lì è difficile stare fermi e non acquistare. Insomma, lì per mettere qualcosina nel cassetto con un'ottica, ripeto, di tanti anni è sempre un'ottima opzione. Chiaramente, detto adesso col senno di poi, lo sanno tutti. Al momento, quando ci si trova lì in piena paura, perché io me lo ricordo come se fosse ieri quel giorno, io ero lì col grafico aperto tra le mani, avevo la posizione scoperta, tra l'altro, per quello me lo ricordo come fosse ieri, perché avevo aperto uno short qua, pensate voi, quindi ho avuto una fortuna pazzesca al retest di questo livello di prezzo qui, trovate tutto su Telegram se scorrete abbastanza indietro, e lo ho iterato, poi ne avevo aperto anche un altro e li ho iterati praticamente fin qui. In questo punto sono rimasto scoperto causa avidità e praticamente ho chiuso tutti gli short speculativi di copertura, tra l'altro violando la mia strategia, quindi mea culpa due volte, e sono rimasto scoperto durante questo dump col mio spot long e basta. E vi giuro che non è stata una bella giornata, ero lì così, tipo, ma va a zero, va a meno uno, meno mille, meno duemila, che cosa sta facendo? Fermati subito. Poi ho riacquisito un po' la lucidità, ho cercato di acquistare a 5.000, ma non ce l'ho fatta perché l'amico Coinbase Pro ha deciso di crashare, di non permettermelo, ma fortunatamente me l'ha permesso a 4.000, quindi ero la persona più felice del mondo. E poi ho protetto, appunto, giusto per chiudere questo discorso, col tempo è risalito, chiaramente il bias rimaneva bearish in questa situazione, perché un movimento così, con una direzionalità di questo tipo, non significa nulla, è iper bearish fino a prova contraria, cioè c'è sempre questo ragionamento del bullish o bearish fino a prova contraria, ovvero voglio un segnale forte di ribaltamento della situazione che abbiamo avuto adesso. Torniamo indietro un attimo per chiudere il discorso e non far confusione. Una volta che siamo approdati in questa zona, che vedevo un po' di fatica, insomma, a rompere, ho provato un paio di volte ad aprire gli short di copertura per proteggere quella posizione spot a 4.000, quell'incremento della posizione spot, e non rimanere sovraesposto. E alla fine, insomma, ho perso qualcosina tra i due short che non sono andati bene, poi l'ho chiusa una volta, cioè all'incirca sui 7.300, l'avevo chiusa e basta, ho lasciato correre la posizione spot. Al momento sono semplicemente spot long, quindi non ho posizioni speculative aperte. Riguardo il treno perso, ecco, quello si riferisce, immagino, a una posizione accumulativa, non lo so, se volevi acquistare in basso, ecco, impara la lezione. Per accumulare ci sono due modi. Il primo è fregarsene del prezzo, chiaramente non acquistare quando è in bolla, quando ti ha fatto un più 40% in due giorni, non è il caso. Però, insomma, temporizzare gli acquisti, come dire, io ogni mese entro, quello che io sto facendo adesso con FTT, col token di FTX,
Ieri, stamattina, ho acquistato, avevo il mio piccolo budget, insomma, ribilanciando il mio portafoglio, ho preso una fettina dal cash, i miei USDT in questo caso, e ho fatto un acquisto di FTT. E ai massimi, me ne sbatto, perché tanto la mia strategia prevede questo. Prevedo un'accumulazione nel tempo e portata avanti fin tanto che non sono contento, non sono soddisfatto con la fetta totale di portafoglio che prevedo deve diventare il 2%, e continuo ad accumulare finché non lo raggiungo. Ho previsto 20 ingressi, quindi uno al mese, quindi una frazioncina microscopica alla volta da acquistare fino ad arrivare a riempire quella fetta lì. Se la riempio in anticipo, perché magari nel frattempo il prezzo è salito, tanto meglio, significa che l'investimento sta andando bene. Se nel frattempo, se io quando acquisto, poi dopo il prezzo crolla, io faccio il secondo acquisto, vado a mediare appunto nel tempo fino ad arrivare a un prezzo di carico abbastanza significativo, cioè buono, significativo per quel periodo di 20 mesi. E questo è una cosa che si può tranquillamente applicare anche a Bitcoin. A tal proposito ti consiglio il mio video sul piano di accumulo, dove ho spiegato, oltre alla strategia di ingresso di questo tipo, la strategia di uscita, che è altrettanto importante, cioè non si può solo comprare, bisogna anche avere chiaro in testa quando, se e quanto vendere, perché altrimenti ci ritroviamo lì con un fardello di Bitcoin che poi arriviamo in un momento che magari il mercato sale, diciamo, ma adesso cosa faccio? Vendo? No, non vendo? E alla fine ci si fa guidare dalle emozioni, perché quando non si ha un piano cioè intervengono le emozioni e va a finire che perdiamo veramente un sacco di soldi. Non fatelo, un piano ci vuole sempre. La seconda cosa invece è la speculazione, che anche lì ho descritto come la gestisco nel mio portafoglio e la implemento in esso. E la speculazione semplicemente se ne frega se siamo a 50.000, 8.000, 4.000, se è rialzista, se è ribassista, perché la speculazione può guadagnare da qualsiasi situazione. L'importante è che ci sia un benedetto setup, ok? Il trading è questo, il trading è agnostico al trend, è agnostico al prezzo, l'importante è che ci sia il setup giusto. Io vado a operare sui setup, vado a fare il mio profitto e sui grandi numeri, perché il trading poi si basa sulla legge dei grandi numeri, avrò un risultato, ok? Questo è importantissimo da capire. Se si è trader non ce ne deve fregare assolutamente nulla del prezzo, e quindi il discorso del treno perso diventa più insulso e assurdo che mai. Andiamo avanti, dunque vediamo come si fa. Ok, qua c'eravamo. Scilli più dei Vucumbra sulle spiagge. Ormai il prossimo step, vado in giro, quando potremo ancora uscire di casa, andrò in giro con una felpa che ho scritto alle 18 il venerdì su Twitch, e vado in giro così col neon che mi indica. Spettinato, che hai fatto in questi ultimi 8 minuti? Ma in realtà niente, mi sono svegliato così stamattina e non ho fatto assolutamente niente, ho guardato Ozark oggi giusto per condividere con voi, e il massimo sforzo che ho fatto è stato quello. Tra l'altro me lo sto mangiando. Anch'io sono stato alla finestra ad attendere un ritracciamento. Ecco, adesso c'è da attendere un ritracciamento, perché adesso abbiamo il bias bullish, bene, abbiamo l'iperestensione male, quindi state buoni, non fiondiamoci a comprare a casaccio con l'idea che c'è l'halving, che qui, che lì, che si può solo salire, perché non è vero, ok? Bisogna stare molto molto attenti e soprattutto non esporsi a un prezzo di carico senza senso, perché l'importante, adesso parlo da trader, perché da accumulatore, se non utilizziamo una strategia agnostica al prezzo, quindi solo tempo, acquisto ogni mese, acquisto ogni X, non è il momento, per ovvi motivi, perché abbiamo fatto nel giro di pochissimo tempo un 150% dal bottom, quindi ok, siamo tutti d'accordo. Per quanto invece riguarda il trader, il trading, non è cosa adesso. Per quale motivo? Perché ci vuole un setup ben fatto. Parlo per il giornaliero, perché magari chi opera in intraday la vede diversamente. Io da trader, da time frame giornaliero, voglio un setup definito. Un setup definito su questa situazione, qui intanto ci addentriamo un po' nell'analisi grafica, così non vi annoio solo con delle chiacchiere. Un setup su questa situazione con bias bullish, quindi dato dall'assorbimento degli 8.000, l'avevamo detto l'ultima volta, era il nostro decisore di bias,
Bias bullish significa che cerchiamo il long. Il long dove lo andiamo a pescare? Allora, o sul ritracciamento, quindi su un bello storno rilassato, il che non significa un dump così, che questo non è un ritracciamento, questa è un'invalidazione del break agli 8000. Un ritracciamento può essere una cosa di questo tipo. Questo si chiama ritracciamento. Quindi significa che c'è tempo prolungato in un ritracciamento, ci metto un po' di tempo, volumi in flessione e open interest magari in accumulo, ok? Adesso qui non c'è l'open interest, ma magari poi andiamo a parlarne un pelino di più. Queste sono le caratteristiche dello storno, che lo differenziano da un dump, da un fake out, perché il fake out è caratterizzato da mosse impulsive con volumi elevati in vendita, quindi in invalidazione del break, e un open interest che magari droppa perché vengono stoppati in tanti, vengono fulminati in tanti, insomma una situazione che non ci piace proprio neanche un po'. Quindi il setup sul ritracciamento in che cosa consiste? Chiaramente nell'andare a identificare i supporti più strong, le situazioni più strong, e piazzare degli entry long esattamente lì. Quali sono i supporti più strong al momento? Allora, a me piace andare a individuare i supporti sul time frame settimanale e poi applicarli, adesso sto ribaltando tutto, e poi applicarli, mi gaso, per quello ribalto tutto. Qualcuno mi ha chiesto, ma gasati in diretta? Ecco, io sono sempre gasato in diretta. Supporti sul time frame settimanale, che sono tutte queste 10.000 righe che vedete più spesse delle altre, e poi applicarli sulla price action del giornaliero, perché il settimanale mi dice i livelli di prezzo, mi dice la struttura macro, il giornaliero mi dice la dinamica del prezzo più da vicino, che ovviamente obbedisce poi alle strutture macro abbastanza bene. In termini probabilistici si ottiene un'ottima esposizione positiva, ecco. Quindi, su time frame settimanale, queste rigone gialle spesse, fidatevi, adesso non ve le sto a far vedere da dove originano, ma sono belle datate, come dire, sono dannate, vedete che fanno obbedire bene il prezzo ad approcciarle, cioè diventano solitamente o degli attrattori o dei supporti barra resistenze. Sul daily si vede meglio appunto questo tipo di comportamento. Allora, adesso in particolare stiamo sfidando gli 8008, che è una di queste zone, per l'appunto, che ultimamente si è prospettata di più, prospettata esiste in italiano, non lo so, però si è comportata di più da attrattore rispetto che da supporto resistenza, perché il supporto resistenza fa questo, l'attrattore invece fa questo, così, ta 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 ta, e poi parte da qualche parte, insomma. E quindi si è presentata in queste due occasioni come attrattore, in passato qua una via di mezzo, qua fatto da resistenza, qui anche, quindi è molto, come dire, variabile la cosa, non è che se un livello si comporta in un modo lo farà sempre. È un'area significativa e quindi o si ha una zona di appunto attrazione, quindi diventa una sorta di fair price del momento, e anche lì poi si presenta un bel setup, ne parliamo tra poco, oppure funge da resistenza o supporto e respinge per un po' temporaneamente il prezzo. Quindi se questo livello di prezzo facesse da resistenza, sempre l'ipotesi di storno ritracciamento, e andassimo un po' a stornare, potremmo andare a individuare come livelli chiave in primis chiaramente gli 8000 che nascono in realtà sul time frame giornaliero, sono nativi sul time frame giornaliero, che è il livello di prezzo che ha, come dire, assorbito, cioè è il punto di origine del dampone del 12 di marzo, che è uno dei movimenti più violenti nella storia di Bitcoin degli ultimi anni e forse non solo, e quindi è un livello iper significativo, perché riconquistarlo, infatti l'abbiamo fatto con forza, perché come dicevamo già le scorse volte giustamente, qui c'era tanta liquidità. Per quale motivo? Perché tutti coloro che hanno shortato qua sotto, in qualsiasi livello di prezzo qua sotto, ok, sotto a questo supporto stesso, dov'è che glielo invalidava il setup? Chiaramente qua sopra. E quindi andare a invalidare
tutti gli short che sono nati qua sotto, buona parte perlomeno, magari qualcuno ha messo lo stop loss ancora più in alto, non lo so, però è un, cioè chiude, ti sbatte fuori tantissime posizioni e quindi va a creare buying pressure, ed è quello che è accaduto in questa istanza. Benissimo, quindi questo chiaramente è il primo livello di prezzo, in quanto adesso dovrebbe essere diventato un accentratore di domanda, deve essere difeso al contrario da chi è andato long. Perché chi è andato long, adesso immaginarsi che ci siano tutti gli stop loss qua sotto, magari no, perché qualcuno potrebbe aver longato anche qua sotto. Tuttavia avrà interesse, ci sarà forte interesse a difenderlo, e quindi diventa il primo livello di accumulazione potenziale su storno. Un secondo livello è il supporto sottostante 7600, quindi questa area qua, questo livello qua, che anch'esso nasce storicamente, e comunque stornare fino a 7600 non invaliderebbe nulla di questo movimento. Perché? Perché comunque, vedete, questo è il low precedente, quindi teniamocelo bene saldo agli occhi come riferimento, questo è il low precedente, ovviamente prima di questo. E attenzione, perché il low reclaim è il primo step per l'inversione di trend, vi ricordate? Ne abbiamo parlato anche di questo più volte. Low reclaim, flip, ovvero testare dall'altra parte, laddove invece era il low, cioè era, scusate, la resistenza, trasformarla in supporto, quindi il vecchio low lo rompiamo in quanto resistenza, lo trasformiamo in supporto, c'è domanda su quel livello di prezzo lì, e quindi poi da lì si può ripartire e fare l'higher high rispetto al precedente e poi andare a sfidare l'high precedente di nuovo, che lì sarebbe l'inversione bella fatta e finita, ok? Quindi questo delinea, scusate l'ho cancellato, ma l'importanza di questo livello di low, quindi questo non va perso. La perdita di questo low per me metterebbe a rischio, a repentaglio, il movimento rialzista che sembra essere nato su BTC. Scendendo ancora un po', che cosa abbiamo? Abbiamo un livello intermedio che è questo qui, quest'area di prezzo qua, 7300 e dintorni, che nasce come high di questo movimento, insomma questo fake out che c'è stato prima però del decisivo break. Quindi anche questo rimane un livello di prezzo interessante per accumulare potenzialmente. Quindi se dovessi dire, dovessi andare a scegliere dei livelli, io forse sceglierei questi due, ma perché no, si può anche includere questo e andare a frammentare in più step la posizione. L'ultimo è questo 6009, il famigerato, che se perdiamo per l'appunto andiamo a invalidare il vecchio low. Quindi io, se vedessi, sinceramente, detto con tutta sincerità, se iniziassi a vedere una perdita di questi due livelli, me li inizierei a fare un po' sotto. Però Bitcoin lo conosciamo tutti e soprattutto occorre vedere come reagiamo e come li perdiamo quei due livelli eventualmente lì, perché non vuol dire che è tutto finito se li perdiamo, possiamo scendere ancora un po'. L'importante, ve l'ho detto, è non perdere definitivamente questo low, perché altrimenti andiamo a rischiare di invalidare tutto quanto il break, tutto quanto il movimento che c'è stato. Quindi questo livello 4 potrebbe 6009 potrebbe essere l'ultimo punto di accumulazione, quindi mediare su questi 4 entry un'accumulazione su ipotesi di storno. Attenzione quindi ai volumi, attenzione alle ampiezze delle candele, attenzione al tempo che Bitcoin ci mette ad approcciare quei livelli lì, perché tanto più è violento l'approccio, tanto meno è probabile che si tratti di uno storno e di più che si tratti di un dump. Stop loss dove lo mettiamo? Lo potremmo mettere o sotto i 6100, che c'è abbastanza spazio quindi per scendere. Vedete, questa è una posizione accumulativa, diverso da speculativa, e la differenza si vede perché è ampia, è una posizione ampia, tocca una forbice di prezzo ampia. Non sappiamo quanto ci metterà, se lo farà, ad arrivare così in basso. Ci potrebbe mettere una settimana, due, tre, un mese. È un'accumulazione, quindi niente fretta, niente corsa dietro al treno, perché togliamoci dalla testa che abbiamo una sola opportunità di entrare nel mercato di Bitcoin. Lo si diceva anche nel 2017, lo si diceva
a dicembre 2019, prima di questo pump, e poi in realtà c'è stato un dump che ha portato il prezzo alla metà di prima, quindi niente vieta Bitcoin di scendere sotto i 4.000 di nuovo, mettiamocelo in testa. E quando leggiamo in giro questa è l'ultima occasione che hai per acquistare sotto i X, via, accantonare subito, è una cacata pazzesca, come direbbe qualcuno di illustre. Quindi questo è un setup accumulativo di un certo tipo, quindi abbastanza ampio, che si basa su uno swing, quindi punta a, come dire, intercettare lo swing di ritracciamento dopo questo impulso rialzista. E in realtà questo prevede, cioè va a intercettare lo swing su tutto quanto il movimento, non solo sull'ultimo breakout. L'ultimo breakout ci ha solo fatto capire che adesso la domanda vince sull'offerta e quindi abbiamo un bias bullish e quindi ci comportiamo di conseguenza, accumuliamo, apriamo posizioni in acquisto per detenerle e proteggerle ovviamente, però con un bias bullish per l'appunto. E tra l'altro, ultima cosa, 7200, quindi la zona numero 2 che abbiamo identificato qua, è anche il point of control, è un livello di prezzo fondamentale perché è il livello di prezzo a maggiori volumi scambiati, quindi il livello che teoricamente ci dovrebbe essere molto molto più interesse a difendere da parte dei bulls. Questo è quanto, quindi cancelliamo un po' di sporcizia e andiamo a vedere la seconda possibilità. Io personalmente, in quanto invece non ho bisogno di aprire una posizione speculativa, poi chiudo, mi fermo a questi due livelli di prezzo, ok? Mi fermo qui, anzi mi volevo fermare a questi due livelli di prezzo, questo non lo considero, volevo fare un entry qua e un entry qua con stop loss qua sotto, quindi un po' più, come dire, ridotta al breve, e poi se mi va in stop loss aspetto, perché magari vado ad aprire il long più avanti se vedo un bel approccio tipo una formazione a V o domanda molto forte sul supporto sottostante. Non succede niente, poco male, e intanto mi tengo il mio spot long. Chiaramente di aprire degli short non ho minimamente intenzione, perché sembra bella carica la domanda. Numero 2, opzione 2, poi torno alle vostre domande, lo giuro. Opzione 2 è che lateralizziamo. Ci tengo a parlare prima un po' dei grafici perché non vi voglio annoiare, non vorrei che magari voi, molti di voi sono qua anche per, come dire, per i grafici, e allora gliene frega meno delle domande se mi metto a rispondere solo alle domande, insomma voglio cercare di accontentare un po' tutti. Lateralizzazione che è altrettanto semplice perché avremo un range high e un range low e quindi andremo a operare su breakout. Oppure, ve ne dico una ancora più grossa, se lateralizziamo dopo un breakout di questo tipo in una situazione bullish, si potrebbe addirittura fare una mossa iperpreventiva, quindi iperanticipatrice, e andare ad acquistare dentro al range, ok? Con lo stop loss sotto, ma attenzione, a un sotto confermato, cioè non che se fa tac e rientra mi mangia lo stop, quindi sotto significa o che se chiude delle belle candele qua fuori, oppure bello largo tipo minore di 8.000, ok? Questa è un'altra opzione, oppure aspettare il break, ma insomma io forse addirittura mi esporrei e preferirei andare ad acquistare dentro al range nel caso in cui lateralizziamo, perché sarebbe un'accumulazione, cioè una lateralizzazione dopo un forte impulso rialzista che ha cambiato il bias e quindi una potenziale accumulazione. Ora torno un po' alle vostre domande. Ma quindi Bitcoin scende o sale? Adesso lo so che fate apposta a triggerarmi. E qua tra l'altro, oh mamma mia, no, c'è troppe domande, troppa chat secondo me. Io sono diventato una balena grazie ai tuoi giveaway, quindi se oggi non c'è me ne vado, maledetto. Ma quindi Bitcoin scende o sale? No, non lo so, cioè secondo me sale perché sono bias bullish, però attenzione, stop loss sempre, Oh no no no, fermatevi che sennò mi cancellate i primi messaggi. Ciao, volevo chiederti il tuo pensiero sul ban delle stable coins. Ma in che senso ban? Cioè, so per ovvi motivi che lo Stato, gli enti regolatori non sono molto contenti sulle stable coin. Parentesi, ora rispondo alle vostre domande ma poi torniamo ai grafici perché parliamo di altcoins che è importantissimo, però ecco, come dire, cioè bannare le stable coins è come dire bannare Bitcoin, cioè non penso che sia cosa fattibile quantomeno nel breve.
Ok. Ma che ci sai dire su BDAO Chain? Ma che non mi piace. Io lo so, mi sono sempre esposto abbastanza tranquillamente. Non mi piace come progetto perché è un progetto pseudo DeFi che si appoggia su una chain centralizzata che è la Binance Chain, che fa un ICO per fare una cosa di cui non c'è bisogno di un ICO. Quindi non lo so, vedo troppa centralizzazione, poca trasparenza. Non mi piace, per me no. Opinione ovviamente personale. Cosa ne pensi della situazione attuale visto il virus e l'halving a breve? Guarda, il virus non ce l'ho, non so di che cosa parli, ma dell'halving a breve mi sono già espresso che non ci vedo troppo, non ci do troppo peso, perché è una cosa che si sa, cioè che tutti sanno. Quindi l'halving è da quando è nato Bitcoin che si sa che c'è e quando c'è, quindi non vedo il motivo di essere bullish un mese prima dell'halving, un giorno prima dell'halving. È fatto così, il Bitcoin ha questo DNA, è fatto in questo modo, deve continuare a crescere, a esistere in questo modo, ma non è che nell'intorno dell'halving il prezzo deve salire o scendere, è una cosa sul lungo termine. Se siamo bullish sull'halving dovremmo essere bullish su Bitcoin a lungo termine per la sua politica monetaria. Ok, punto esclamativo point o points. Vedo che funziona. Ciao, ho notato che di solito sei molto prudente nell'impostazione di trade e spesso operi sul pullback. Esatto, ma ti capita qualche volta di essere un po' più aggressivo e impostare dei limit order al breakout con stop loss stretto in modo da sfruttare in pieno l'eventuale pump o dump? Quando lo consiglieresti? Guarda, ti dico, io non sono un breakout trader, non ho mai operato sul breakout direttamente, però io a sto punto mi sentirei di consigliare, se ci si vuole esporre in questo modo. Allora facciamo così, che così ho un po' di spazio per fare un disegnino. Allora supponiamo che questo è un livello di resistenza, ok? Ci avviciniamo e poi lo rompiamo. Allora, far tradare un breakout, che cosa vuol dire? Vuol dire ovviamente vedere come segnale di continuazione rialzista del prezzo la rottura di una resistenza importante, e lo è effettivamente, però c'è un però. Abbiamo, personalmente io identifico tre punti interessanti dove si può operare su un breakout. Il primo, come dicevi tu, è il breakout stesso. Il secondo è il retest. E il terzo è layer high dopo il breakout. Questo doveva essere un 3, eccolo. E questo chiaramente si reitera, perché se poi abbiamo un movimento, un altro così, abbiamo di nuovo retest, cioè ritracciamento e higher high e così via. E addirittura se andiamo a ritestare questo punto, che è una roba che non succede quasi mai, però abbiamo retest, higher high. Insomma, questo è un po' il senso di come andare a fare compounding anche di un'operazione su breakout. In ogni caso, questi tre punti, il 2 e il 3, hanno ognuno i suoi pro e ognuno i suoi contro, cioè più ci si sposta in qua e più c'è sicurezza, tra virgolette, nel senso che c'è più conferma dell'avvenuto movimento. Chiaramente se abbiamo un retest e un higher high, diciamo sì, caspita, effettivamente la resistenza è stata rotta, ormai ne siamo più che sicuri, però c'è un trade-off, ovvero che il profitto che fai è minore perché entri in ritardo. Addirittura c'è il rischio di miss. In che senso? Nel senso che lasci andare il trade e tu non te lo becchi proprio. Se tu cerchi di entrare sul retest e quel retest lì non lo fa mai e lui continua ad andare, come dicevi tu, cioè fa una cosa di questo tipo, così, ciao, non lo vedi più, addio. E quindi ovviamente va incontro a questi potenziali disagi. Di contro, ovviamente, se tu entri prematuramente, ovvero sul punto 1, a che rischio vai incontro? Ovviamente di falso break, ovvero che ti fa uno scherzetto del genere, così, tac tac, e subito rientra. E succede spesso. Se segui Bitcoin lo sai. Questo non deve succedere, è un bel rischio che, oddio, se tu, come dicevi, metti lo stop loss strettissimo sotto, è vero, la perdita è contenuta, però attenzione che c'è anche un altro però, perché se tu vedi un andamento così, un break, tu entri qua, metti lo stop loss subito qua sotto e ti fa tac tac,
cosa che anche questa succede molto spesso, allora ti incazzi, perché è la cosa forse peggiore che ti possa capitare, lo stop che salta e il prezzo che va. E quindi ci sono queste tipologie di rischi. Pertanto, ritornando al nostro bellissimo caso ideale di 1, 2, no, dov'è? Cosa sto facendo? 1, 2 e 3. Il mio consiglio personalissimo è di utilizzarli tutti e tre, ok? A scelta si può dare un peso al punto 1, un peso al punto 2 e un peso al punto 3. Quindi decidere che ho una posizione di size X che voglio aprire sul, di rischio X che voglio aprire sul breakout, vado ad aprire banalissimo X terzi, X terzi, X terzi a ogni step seguente, va bene? Oppure, che ne so, sono più un tipo da breakout trade, due terzi X, un sesto, ok? Quindi si può andare a soppesare i tre diversi entry in maniera più consona al proprio stile di trading, banalmente. Il mio consiglio è questo. Personalmente, io, che non è proprio il massimo, metto praticamente la totalità sul punto 2 e ti do anche un piccolo tip sul punto 2, guarda, su come andare a identificare bene un break. Solitamente, per non dire sempre, prima del breakout c'è un po' di movimento, ok? Quindi si tende, se è un range magari andrà così, ma nell'andare così ti fa qualche shadow magari sopra e poi riassorbe, tac, così, poi magari un po' così, 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 e poi fa il break. Ok, quindi dove lo andiamo a mettere il livello di entry sul retest? Io quello che faccio è andare a, anche lì, dividerlo. Io divido, ecco, sul punto 2 in questa maniera e utilizzo come top, come primo entry più in alto, il livello più alto toccato dalle shadow prima del break, quindi durante il range, e come livello più basso cioè la resistenza stessa che si è andata a rompere. Quindi questo è il mio intervallo di entry. Adesso non so se posso farvi vedere qualche esempio concreto sul grafico di BTC, ma questo accade veramente veramente spesso. Accade veramente spesso, ad esempio, ecco, guardate, qua, andando a vedere questo, c'è stato un rebound, tac, 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 così, poi break, questo è il break, e vedete che il retest è stato fatto, io qua ho designato un'area liquidità in offerta inizialmente, quando eravamo qua, perché vedete che c'erano dentro le shadows, quindi è un pool di liquidità. Flip a domanda, punto interrogativo? Sì, perché poi effettivamente si è dimostrato un'area di domanda. In ogni caso vedete che l'area, poi io l'ho allargata perché qua avevamo anche un supporto storico, però altrimenti avrei preso come high questo livello che nasce dal top della shadow e come low questo livello che invece nasce dall'essere il range high che è stato rotto. Ok, quindi abbiamo addirittura trovato un esempio. Questo è quanto. Andiamo avanti con le domande. Buonasera e buon primo maggio anche a voi, tra l'altro, festa dei lavoratori, grandissimi lavoratori, tutti quanti noi che siamo sempre dietro i grafici, anche il primo maggio. Ce lo puoi sparare qualche titolo di libro utile per apprendere il trading a ogni livello? Allora, guarda, in verità ti volevo fare un video dedicato, perché ce ne sono tanti di libri, però vorrei, come dire, selezionarne alcuni proprio per tutti, per iniziare, che non è solo analisi tecnica, ma è anche psicologia, quindi mettere insieme un po' di tutto, dei vari temi. Quindi mi spiace, non ti rispondo ora, ma ti risponderò in un video dedicato, perché voglio farlo per bene e non in maniera affrettata. Domanda: nasci come trader, investitore cripto oppure tradizionale? Domanda che mi è venuta dopo il tuo ultimo video. Ma in verità nasco come investitore tradizionale, mi mordo la lingua, tradizionale, nel senso che in verità buona parte del merito è di mio papà, che sicuramente non mi starà guardando ma saluto, e che insomma investe sui mercati tradizionali, mi ha fatto appassionare a questo mondo, perché non me ne è mai fregato niente fino a un po' di anni fa, insomma, e nell'avvicinarmi a questo mondo poi ho scoperto le cripto, che mi hanno veramente messo con la testa completamente dentro, al 100% dentro al mondo comunque dell'investimento, del trading e delle cripto stesse. E come dire, come operatività in verità
ho tenuto una linea molto, forse anche la mia esagerata cautela è dovuta a quello, perché venendo comunque dai mercati tradizionali, dove il mio investire si basa molto di più su time frame lunghi, non vado, pensate, quasi mai sotto al settimanale addirittura per aprire le posizioni, cioè utilizzo il giornaliero, ma poi gli stop loss, i cicli, così li osservo solo sul settimanale. E quindi ecco, secondo me ho ereditato un po' di quel, come dire, quell'operatività lì, che però non mi dispiace, perché mi ci trovo bene, è quella che mi fa trovare di più a mio agio. E anche l'operatività di allocazione, di tenere un portafoglio di investimento, una fetta del quale è dedicata al trading, l'ho ereditata da lì, perché è una cosa che faccio anche lì. Poca speculazione, tanto investimento, e la speculazione ha lo scopo di incrementare il budget dell'investimento. Vorrei entrare spot su BTC, aspetto lo storno. A che prezzo consigli di entrare? Grazie, sei meglio di Netflix. Ti ringrazio del complimento. E guarda, i livelli spero di aver risolto la tua curiosità con le osservazioni che abbiamo fatto poco fa. I livelli principali sono quelli lì. Allora, io adesso voglio provare, visto che mi piace il rischio, voglio provare a fare un altro sondaggio. Attenzione. Secondo voi, quanto varrà Bitcoin il giorno dell'halving? Chiaramente in termini di migliaia. Iniziamo, vediamo cosa succede. Trovate i comandi nella chat, e tra l'altro volevo proprio strafare oggi, guardate cosa vi combino, vi metto a video, attenzione cosa succede, tac, vi metto a video i risultati in diretta delle vostre votazioni. Dovrebbe funzionare, spero almeno, vediamo se funziona, ecco, ovviamente no. Vediamo, refresciamo la pagina, sì. Ok, niente, votate. Allora, dovete fare punto esclamativo, vote, spazio, la cifra che pensate. Le opzioni sono 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Votate. Non c'è niente in ballo, ma voi votate lo stesso. Perché voglio vedere il vostro sentiment e fare counter trading su di voi. No, scherzo. Comunque, lo scopo è quello. Andiamo avanti con le domande. Allora, domanda. Niente, devo andare più giù con le domande, perché altrimenti non, cioè sono state sommerse. L'indicatore VPVR è solo per Pro su TradingView? Sì, però lo trovi anche su gocharting.com, se non ricordo male. Se tu metti, XBT USD. Sì, quick turn lo voglio fare. Eccolo qua, vedi? Questo è gratuito, non devi fare nemmeno un profilo, un account, niente, è sufficiente che tu l'apri e ti trovi tutti gli strumenti possibili e immaginabili, e li puoi aggiungere da qua, di tutto e di più, gratuito, consigliatissimo. Torniamo alle vostre domande. Su Telegram ieri hai condiviso un'analisi con i livelli di Fibonacci, non mi trovavo al 100%, ci fai vedere come lo tracci? Solo chiusure o anche spikes? Anche spikes, in verità. Aspetta che te lo mostro subito. Allora, eccolo qua. Allora, sull'ultimo momento, poi ripartirò, mi sa, da un po' più avanti con le domande, perché col sondaggio ho subissato la chat di commenti. Allora, io parto dal bottom al top, shadow to shadow, eccolo qua. Quindi, per considerare questo ultimo movimento, grosso movimento, sono partito da 3590, uso BitMEX come exchange, anche se tra poco penso che migrerò, adesso tra poco ne parliamo, perché BitMEX ha perso una quota di mercato non da ridere, e quindi non è più il punto di riferimento per quanto riguarda i volumi e l'open interest. E come top questo, ok? E da lì ho tracciato i livelli di Fibonacci. Di solito li faccio sempre shadow to shadow, quindi dal bottom della shadow più bassa al top della shadow più alta del movimento che voglio considerare come riferimento stesso di Fibonacci, insomma, su cui voglio calcolare il ritracciamento. Scusate, mi blocca, fa edging di uphold, fa edging in automatico, aiuto, che succede? Ah, ecco, vedo che qualcuno ha qualche problema di risoluzione. Se cliccate impostazioni sotto il lettore video e cliccate qualità, no, non ve la fa modificare neanche oggi. Bellissimo, grandissimo, ottimo, scherzavo, non vi fa modificare la qualità, secondo me.
Oh, raga, l'ultima volta lo faceva fare, non ci sto più a capire niente con sta qualità. Non mi insultate. Il prossimo rialzo di BTC vogliamo diretta live con ospite Balena la Bugliese. Bellissimo, le do un colpo di telefono, magari le faccio mettere la maglietta con scritto, con su disegnato una balena, chi lo sa, magari potrebbe addirittura accettare. Ma te sapresti dare un'interpretazione del come mai ha fatto un salto così improvviso? Ma guarda, ti dico, secondo me sopra gli 8.000 c'era una barcata di liquidità in stop, e quindi una volta arrivati lì, come dicevo prima, abbiamo triggerato tutti questi stop e di conseguenza abbiamo fatto un salto in alto in pochissimo tempo. Super easy. Per intercettare le entrate su uno storno piazzi dei buy limit, sì, piazzo dei buy limit di solito, perché non divento, se no divento matto, e poi anche per risparmiare un po' sulle fees, sono tirchissimo sulle fees. Sto spucciando dovere, ok, qua parlate un po' tra di voi. Ciao, puoi approfondire i points of control, come li identifico, che peso hanno, eccetera? Point of control è... se tu guardi sul volume profile, è il livello di prezzo che viene anche identificato con, cosa ho fatto? Con una linea, viene tracciata una linea pure, è il livello di prezzo a volumi scambiati più alti. Cosa vuol dire? Vuol dire che a 9.785, inquadrando quest'area, perché poi è relativo all'area che si inquadra, e addirittura c'è l'indicatore del volume profile a intervallo fisso, io lo posso solo mettere, che ne so, da qua a qua, e vedete che mi va a segnare il livello di prezzo al quale è stato scambiato più volume, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quel livello di prezzo lì, immaginatevi dal punto di vista dei capitali che si muovono, a quel prezzo lì si sono mossi tanti capitali. Che vuol dire? Vuol dire che quel livello di prezzo lì avrà interesse a essere difeso da una parte o dall'altra. Se quei capitali lì al netto sono andati poi long, diventa un'area di accumulazione, se sono andati short diventa un'area di distribuzione. Fatto sta che è un livello di prezzo chiave, perché ci si sono mossi tanti capitali, e quindi è un po' l'ottica del seguire i grandi capitali, del tipo vedere si muovono tutti lì, cosa faranno, compreranno, venderanno, ce lo dice il movimento dopo. Se il movimento dopo è rialzista, più capitali si sono mossi lì, più interesse c'è a difendere quel livello di prezzo lì. Detto in maniera estremamente banale, questo è il point of control. Dunque, adesso scorro un po' verso il basso. Ogni tanto vi viene shillato, tra l'altro, il mio canale YouTube, il mio canale Telegram. Se vi interessa, insomma, iscrivervi, avere contenuti didattici, un po' meno chiacchierati di questo, per ovvi motivi, ma mirati, quindi dei corsi di trading, vi faccio vedere i setup che utilizzo, vi mostro un po' tutto quello che io faccio per quanto riguarda il trading. Seguitemi su YouTube, trovate contenuti nuovi tante volte alla settimana e sempre aggiornati, ve lo consiglio. Su Telegram invece faccio un po' di analisi di mercato e le condivido anche lì giorno dopo giorno, quando mi capita di vedere qualcosa sui grafici, io ve lo condivido, quando apro una posizione ve lo condivido, quando penso a qualsiasi cagata su i grafici ve lo condivido, insomma trovate tutto quello che mi passa per la testa. E ovviamente qua sotto, cioè se scendete un po' sotto qua, sotto alla descrizione al titolo del video, trovate tutti i link che vi scillo, tra cui il link per farmi una donazione. Se proprio vi sentite generosissimi, potete farmi una donazione da lì, e salta fuori il meme della stampante della Fed, quello lì. Quindi se volete vedere il meme dovete farmi una donazione. Allora, avevo scritto ma non risulta più in chat. Devo acquistare 0,1 BTC per un business. Non posso rimandare tanto, una settimana massimo 15 giorni. Oddio, se... sta diluviando. Se... che ho la finestra aperta, scusate la distrazione. Se lo devi acquistare subito per un business, cioè acquistalo, non è un investimento, quindi... cioè in 15 giorni, oddio, tutto può succedere, ma... allora il massimo che dovresti fare è acquistarne un quindicesimo ogni giorno, così hai immediato il prezzo nei 15 giorni. Hai detto che in caso di range potrebbe essere un'accumulazione visto il grosso pump. Io non mi azzarderei ad aprire long senza ritracciamenti importanti, vista l'ampiezza del pump. In quel caso vedo più una potenziale distribuzione che freghi tutti quanti e dopo halving dumpi di brutto. Non è assolutamente da escludere, anzi possibilissimo. La cosa che mi fa pensare, mi fa dire che se adesso accumuliamo, ma attenzione, cioè lateralizziamo, che non vuol dire avere... questo, cioè due giorni così, vuol dire andare avanti, che ne so, una settimana in lateralità, vuol dire quello.
Significa che, appunto, sempre ragionando sui capitali, tanto capitale si sta muovendo lì. E quindi, visto il bias che si è spinto a bullish, mi indurrebbe a entrare anche a me in quell'area lì, con lo stop loss ovviamente per proteggermi, perché come giustamente dici tu, potrebbe tranquillamente essere una distribuzione. Ma in tal caso ho un ottimo profilo di rischio rendimento, perché entro all'interno di un range e esco subito fuori, quindi la perdita è tutto sommato modesta e mi metterebbe tranquillamente a mio agio. Questa è la ragione. Secondo te potrebbe influire il prezzo del Bitcoin nel breve a causa della crisi della local currency in Libano? Ma guarda, in verità di crisi monetarie ce ne sono state e ce ne saranno a raffica. Nel lungo periodo probabilmente questo farà apprezzare di più il Bitcoin da chi è soggetto a queste crisi, come è successo già in Venezuela, in Turchia, insomma in tutti quegli stati, laddove, in Argentina anche, laddove la politica monetaria è discretamente scellerata. E quindi ecco, Bitcoin nasce come alternativa alla centralizzazione delle politiche monetarie, quindi di conseguenza acquista valore e diventa interessante. Ovviamente da dire che da un giorno all'altro succede o per una particolare crisi, secondo me no, è una cosa macro, ok? È da inquadrare nell'ottica appunto di lunghissimo periodo, nell'ottica pluriennale, come dire, vedere che la moneta tradizionale fallisce significa che ci vuole un'alternativa. L'alternativa ce l'abbiamo, sta a noi decidere di usarla o no, la useremo, allora l'adozione porterà valore. Questo semplicemente è la mia visione. Allora andiamo un po' giù con le domande. Anche qua qualcun altro, no, forse sei sempre tu, eh? Qualche libro, serie di libri che hai trovato illuminanti e utili a livello operativo? L'esperienza fa moltissimo, ma anche l'educazione. Guarda, io ti dico il percorso che ho seguito io, banalmente. Io ho imparato per prima cosa l'analisi tecnica e inizialmente tendevo a darle troppa importanza all'analisi tecnica, perché è importantissimo, attenzione, conoscere gli indicatori, conoscere la price action, conoscere, cioè saper leggere il grafico, ok, tecnicamente, con tutti gli strumenti del caso. Però la stessa analisi tecnica da sola non dà nulla, quindi le skill che ci vogliono sono analisi tecnica, risk management, portfolio management, il che significa allocare un proprio capitale e avere una visione più lungimirante del semplice breakout retest del momento. Cioè devo aver chiaro negli anni cosa voglio fare del mio portafoglio, come lo voglio strutturare. È fondamentale avercelo limpido in mente e scritto da qualche parte, in modo da poter appunto fare i ribilanciamenti, le allocazioni e tutto quanto è il caso. Punto numero 3, skill numero 3, la psicologia, cioè conoscere bene, sapere cosa vuol dire il concetto di bias, il concetto di dissonanza cognitiva, tutti quei meccanismi che entrano in gioco quando, come dire, succede qualcosa nel mercato che è trascinante e noi stessi dobbiamo capire quando siamo trascinati anche noi, che succede sempre perché è impossibile esserne immuni. E quindi noi dobbiamo saper cogliere i primi segni dentro noi stessi e controllarci e stare fermi quando dobbiamo stare fermi, avere la lucidità di agire quando è il momento di agire. È veramente importante. Queste tre sono le skill. Non si imparano ovviamente leggendo un libro, anche se ci sono degli ottimi libri che consiglierò in un video dedicato, come dicevo prima, però credimi, la sapienza astratta, tra virgolette, la teoria, secondo me pesa un 30% e non di più. Il resto è davvero metterci la testa e, cioè, scoprire un po' se stessi. Cioè, fa quasi ridere da dire, però è la verità, perché finché tu ti leggi 10.000 libri, anche puoi essere il più pro dell'analisi tecnica, sapere tutti i concetti del mondo astratti sulla psicologia, eccetera, eccetera, poi ti metti davanti al computer, ti metti a operare, inizi ad aprire posizioni, scopri che ti caghi addosso, scopri che sei avido, scopri che hai paura, scopri dove sbagli e allora o correggi i tuoi, impari quello che sei e correggi i tuoi errori, oppure, grande, qualcuno ha donato, vi ho visto la stampante della Fed, hai stampato altri 2 euro, hai contribuito all'inflazione, complimenti. E dicevo comunque che devi domare un po' te stesso e domare queste emozioni che sono poi insite nella natura umana, cioè è difficile escluderle del tutto, ma vanno conosciute e domate, questo sì.
E quindi niente, vi consiglierò un po' di libri a riguardo che sono interessanti. Ecco, tra l'altro, ecco, eri sempre tu, però visto che hai fatto uno step successivo, ho preferito risponderti di nuovo. Avrei un dubbio riguardo al tuo video sull'asset allocation. Tu ad ogni remunerazione che percepisci dal tuo lavoro, metà lo tieni cash, esatto, e i restanti 30-20 li metti in altri asset e cripto? Esattamente, perché quel 50% cash, tra l'altro l'ho letto anche in un commento sul video stesso su YouTube, include, la risposta è sì, anche i miei risparmi e il mio conto in banca. Quindi quel 50% cash include tutto quanto, compreso lo stipendio. Io ogni mese, in realtà sul tradizionale, ogni trimestre, sulle cripto ogni mese rialloco, compresa la porzione cash. Dunque, ci sono tutti i voti del sondaggio. A tal proposito, tra poco lo terminiamo. Cosa ne pensi della rottura della media mobile a 20 periodi? Niente, a dire la verità, non gli tendo a dare troppo significato alla media mobile a 20 periodi, perché mi baso di più sui supporti e le resistenze locali. Ecco, non sono mai stato un grande amante delle medie mobili, se non per specifiche strategie che sono strategie speculative. Quindi non adduco un significato esagerato al break di una media mobile, se non appunto in ottica di un setup che prevede quel segnale lì da parte di quella media mobile lì. Puoi ripetere il nome dell'indicatore sui volumi? Volume profile, guarda, indicatori, profilo volume, intervallo fisso, intervallo visibile è quello che vedi qua, che se zoom il grafico cioè cambia, e intervallo fisso lo tracci tu, volume profile. Io attualmente sono su Bitcoin, Cardano, Ethereum con le stesse percentuali. Mi consiglieresti di spostarmi solo su Bitcoin per limitare i danni di un eventuale calo? Guarda, dipende, cioè perché è personale la cosa. Io personalmente non mi esporrei mai così tanto, in particolare su Cardano, che è un altcoin un po' più di nicchia, che appunto, cioè, ti esponi a un rischio, a una volatilità notevoli. È una scelta, se a te va bene così perché magari sei estremamente propenso al rischio, non c'è assolutamente niente di male. L'importante è farlo in maniera consona alle tue aspettative. Cioè, un portafoglio esposto in quel modo lì, in un giorno ti può fulminare un più 20 o un meno 20%. Se è quello che vuoi, allora hai fatto bene. Che già esporsi su Bitcoin è una bella, come dire, una bella esposizione al rischio. Poi sulle altcoins ancora di più. Ma anch'io, io ho un 10% in Ethereum e già, insomma, lo ritengo abbastanza notevole. Cosa ne pensi del problema di Coinbase dell'altro giorno? Ma è ordinaria amministrazione, ve l'ho detto prima, io quando, durante il dump volevo acquistare a 5.000 e non me l'ha permesso perché cresciava in continuazione, e allora poi sono riuscito a 4.000, ma è stata fortuna perché avrebbe potuto tranquillamente già rimbalzare a 6.000 e farmi perdere l'opportunità. Purtroppo gli exchange soffrono parecchio i sovraccarichi, e quindi che dire, ce li dobbiamo tenere o sceglierne uno che sia meno soggetto. Ti seguo sempre da tempo ormai, sia su YouTube che Telegram, continua così. Ma io ti ringrazio, spero che tu sia sempre soddisfatto delle qualità dei prodotti che offro. Perché le shadows per FIBO? Ma guarda, ti dico, in verità io mi sono sempre trovato bene così. Di solito vado a inquadrare tutto quanto il range di movimento in cui il prezzo si è mosso e basta, mi sono trovato bene. Ciao, ma pensi che seguirà il dump nei due mesi successivi all'halving come nello scorso halving? La risposta è non lo so, nessuno lo sa. Consiglio di non fare previsioni basate sul passato, soprattutto con così pochi campioni. Cioè, di halving ce ne sono stati pochi, dire che c'è una regola mi sembra un po' una forzatura. Qualche volta puoi fare una puntata sui bot? Secondo me una fetta del portafoglio si potrebbe dedicare al trading bot, sono assolutamente d'accordo. Allora, io non l'ho mai fatto perché non ho ancora trovato il bot giusto per me, però non nego che mi affascina tantissimo il mondo dei bot, quindi potremmo assolutamente trattarlo. Come è andato l'open interest in quel pump? Allora, andiamo a vedere subito. Dunque, apriamo il nostro bello skew, bello bianco, ecco, a proposito di night mode. Non ci sarà la night mode anche qua, ma sì che ci sarà per forza. Vabbè, non ho voglia di cercarla adesso, altrimenti vi faccio star qui 5 anni. Allora, andiamo ad aprire la mia dashboard custom futures.
Allora, il pump è stato più o meno qua. L'open interest è un po' calato, è passato da 500 milioni a 440 a 400, però c'è un però. Allora, innanzitutto aspettate, chiudiamo questo sondaggio che ormai abbiamo visto che secondo voi Bitcoin il giorno dell'halving, c'è veramente una quasi, come dire, eguaglianza tra i diversi voti, ma c'è un voto in più per 8.000, quindi direte che varrà 8.000, che è più o meno come oggi, come adesso, come in questo periodo, cioè tra gli 8 e i 9.000 si intende. Chiudiamo il sondaggio, vi ringrazio per aver partecipato, tra poco ne facciamo un altro, adesso tiro via dalla vista il sondaggio, benissimo, e possiamo andare avanti. Allora, l'open interest, come vi dicevo, ultimamente questo è quello di BitMEX, ma BitMEX ha perso una quota di mercato gigante rispetto al passato, c'è molta più competizione. In particolare, guardando i volumi e l'open interest, guardate, questo è l'open interest complessivo aggregato e prendiamo l'ultimo punto. BitMEX abbiamo detto, guardiamo dov'è, è il quarto, il blu, 545 milioni. Guardate ad esempio, me l'ha perso di nuovo, OKX, 722 milioni, al momento è il leader per quanto riguarda open interest e anche volumi complessivamente. OKX è un exchange che ha preso molto piede da un po', se voi seguite SKU ad esempio, che c'è anche la dashboard sui future che vi fa vedere qua i volumi, vedete che BitMEX adesso oggi è anche più alto del solito, ma di solito OKX e UOBI principalmente hanno volumi molto più alti di BitMEX e come open interest OKX è quello che ce l'ha sempre più alto in assoluto, motivo per cui sto pensando di innanzitutto spostare i grafici di riferimento lì, perché i volumi sono la cosa più importante, la liquidità, e anche di spostare la mia operatività. È da un po' che l'ho iniziato, cioè ci ho iniziato a smanettare e mi sono trovato bene, in particolare con l'app, che io praticamente uso solo il trading da mobile, visto che sono in giro per lavoro praticamente tutto il giorno. Mi sentirete parlare di OKX, spero che non vi dispiaccia, ma è un exchange che mi sento di consigliare, che sta prendendo piede, quindi anche in vista del futuro, dove BitMEX potrebbe continuare a perdere fette di mercato, è decrementato del 50% l'open interest e il volume, e ve lo dico da chi condivide il referral link di BitMEX, quindi cioè su Telegram io di solito condivido spesso il referral link di BitMEX, quindi non ho nessun particolare legame affettivo con nessun exchange, io quando è ora ve li presento un po' tutti. Credo che sarà il turno di OKX e quindi insomma me ne sentirete parlare, e quindi il valore dell'open interest, ecco, ha perso un po' di valore, quello quantomeno di BitMEX. Guardate invece su OKX, che è cresciuto nel tempo, 720 milioni, poi qua era un po' sceso, parliamo del 15 di aprile, 630, sempre 650, e poi è aumentato, guardate, dal 27 aprile, che era 676 milioni, è aumentato fino ad arrivare a 722 milioni, ok? Quindi l'open interest è crescente. Questa è la risposta alla vostra domanda. Ritorniamo alle vostre altre domande. Ora che si ritorna al lavoro non si possono fare i live verso le 21? E guarda, effettivamente è vero, però purtroppo è più che altro una questione di compatibilità con i miei impegni. Poi tutti questi live io li lascio comunque caricati sul tubo. Su YouTube li trovate tutti in differita, quindi chi non si vuole iscrivere a Twitch, chi non vuole per qualsiasi motivo seguirmi qua o non ce la fa per motivi di orario, si può vedere tranquillamente la differita. Non lo so, magari potrei fare un sondaggio per cambiare gli orari, però mi piaceva le 18, cioè mi sembra abbastanza un giusto mezzo, in effetti però molti lavorano, non lo so, ci rifletteremo, dai, ci rifletterò. Che ne pensi del recupero rapido dei 9K dal dump in cui è arrivato 3.600? Ha senso o è solo manipolazione? Ma alla fine ha senso tanto quanto il dump. Il dump è stato mosso in buona parte da panico, perché c'è stata una svendita massiva, ok? E quindi poi il recupero che c'è stato dopo è stato un po' uno sgonfiamento di questo panico e una fase invece più accumulativa, fino addirittura ad assorbire interamente il dump. Quindi ha senso. Dire, cioè ovviamente la manipolazione delle whales c'è sempre, però dare la colpa di un movimento alla manipolazione, che cosa ci serve? Cioè noi dobbiamo seguire il mercato, quindi cioè ci sta tutto, il Bitcoin è illiquido, è fatto così.
Come si attivano le barre gialle e azzurre sulla destra? Voglio un profile, ci vuole il pro di TradingView oppure su GoCharting è gratuito. La notizia di Link Tezos, come me la commenti? Che cos'è la notizia? C'è una collaborazione tra Link e Tezos? Non lo so, però Link e Tezos sono entrambi ottimi. Faccio una piccola parentesi altcoins, parlo solo di Link e Tezos per non annoiarvi, poi continuo con le domande. Guardate, io per scegliere le altcoins, come vi dicevo anche nei giorni scorsi, osservo come prima cosa l'andamento di lungo periodo. Quindi su time frame settimanale, guardate Tezos, abbiamo higher lows, higher highs, quindi uptrend comprovato. E da lì poi vai a fare un buy the dip, chiaramente, perché insomma nel momento in cui la coin storna è un'occasione per acquistare, visto che il trend comunque è crescente, la struttura è bullish su lungo periodo. Esempio, adesso che stiamo stornando su Tezos, attenzione perché le altcoins hanno preso una vangata sulla fronte pazzesca dovuta appunto al pump di Bitcoin. E quindi bisogna sceglierne, esporsi poco, personalissimo parere, perché la Bitcoin Dominance, come ho condiviso da poco su Telegram, vedete che ha rotto le tre medie mobili di riferimento ed è in uptrend al momento, in una fase di consolidazione ma con higher lows, quindi occhio. Attualmente si trova sopra le tre medie mobili, esposizione minima sulle altcoins. Se devo sceglierne una, quale scelgo? Una in uptrend, una bella carica, una bella strong come Tezos, che è in ritracciamento. Dove la vado a pigliare? Vado a pigliarmi le mie belle zone di supporto resistenza, che ne so io, questa zona, e metto lo stop loss all'invalidazione della struttura settimanale, quindi sotto allo swing low precedente. E questo è un setup molto lasco, come dire, molto cauto, per andare a seguire uno swing su un movimento macro. Insomma, non è uno scalp, ma è una posizione più ampia ed è interessante. Chainlink chiaramente è un'altra che obbedisce a questa regola, perché abbiamo sul settimanale un uptrend comprovato di nuovo e al momento stiamo facendo un dip, cioè da stare attenti a questo doppio massimo. L'unica cosa è che, ok, vedete, è in fase dipping, quindi è in fase di calo. Abbiamo come prima zona di accumulazione questa in cui ci troviamo adesso, come seconda potremmo mettere questo livello di supporto, ve la sto facendo di un'ignoranza pazzesca, e stop loss qui sotto, basta, tutto lì, perché invaliderebbe la struttura. E questi sono due setup accumulativi di esempio, perché se mi va a invalidare la struttura ovviamente mi mette a rischio l'uptrend di lungo periodo. A proposito di altcoins, io avevo in serbo per voi un altro sondaggio, oggi è il giorno dei sondaggi. Allora, dov'è? Complete, intanto questo qua. Quale tra queste altcoins acquisteresti? Ethereum, Cardano, Chainlink, Tezos, Binance Coin o FTT? E adesso ovviamente ve lo condivido anche lì, visto che i sondaggi vedo che sono molto engaging per voi. Tac, votate e ditemi la altcoin che acquisteresti. Allora, andiamo avanti. Come si attivano le bande gialle? Ok, abbiamo già risposto. Ciao, aggiungi l'indicatore dei trades con grossi volumi live. Allora, quello era su un'altra piattaforma, però l'indicatore dei trade con grossi volumi, come ad esempio che adesso mi pare che stia diventando a pagamento, mannaggia lei. Allora, sign in. Qua ho fatto una password di una banalità pazzesca. Eccomi, welcome back. Tanto. Allora, qua voglio un buy side. Se non ricordo male, tra gli indicatori c'è anche i trade grossi. Dunque, le liquidazioni. Voglio un buy side. No, non c'è. Mi vuoi dire che non c'è? Allora, forse era su Tensor Charts. Trades, allora, ecco, aspetta. Maggiore di 100k, guarda, questo è il, come dire, l'indicatore dei trade grossi. O altrimenti c'era anche, cos'era, corn.tools, che faceva vedere in live tutti i trades grossi, le liquidazioni, eccetera. Con un po' di shilling di Bybit, abbastanza invasivo, tra l'altro, cioè, bene.
bene, benissimo, facciamo che lo chiudo, troppo shilling, peggio di me. E niente, guardiamoceli da qua. Al momento direi che il grosso, beh, anche lato liquidità è in verde. Guardate tra l'altro la depth dell'order book, la profondità dell'order book è pazzescamente verde, cioè che lato sul bid side, sul lato domanda c'è molta più liquidità che sull'offerta, e questo ovviamente si vede anche da qui, nel senso, guardate la simmetria dell'order book. E qua volumes by side invece mi fa vedere che c'è preponderanza ovviamente di volumi in acquisto. Questo, i cambiamenti dell'order book non mi dicono particolari cose, è abbastanza simmetrico, non c'è nulla di strano, e abbiamo una bella area di liquidità a 8.250 per adesso. A 8.000 sembra invece, non so se è fuori dal range, ma al momento c'è prima da mangiarci l'8250 se vogliamo dampare un po' come si deve. Allora, ci condividi le app che usi per non perderti gli alert o per tenere sotto controllo il tuo portafoglio? Guarda, il mio portafoglio ce l'ho su un banalissimo file Excel, e per gli alert uso direttamente TradingView, che con la versione Pro mi permette di averne un po' di più, diciamo. Allora, il poll è impazzito, aspetta che ci diamo un refresh, eccolo, sì, si era completamente frizzato. Allora, abbiate pazienza, è il bello della diretta. Non sono pro, non riesco a trovarlo. Beh, quello era per il VPVR, immagino. Un po' di shilling. Qual è il massimo assoluto che ti aspetti da Bitcoin? Momento sfera di cristallo? Non te lo so proprio dire. Potresti ripetere il nome dell'indicatore Volume Free? Allora, in realtà il nome è di una piattaforma alternativa a TradingView. È un... si chiama GoCharting, è un altro trading view gratuito, e c'è il volume profile, si chiama. Vi faccio vedere, facciamo così, su gocharting.com, andiamo già su XBT USD. Allora, è questo, queste sbarrette laterali, questo istogramma laterale, da indicators, dovrebbe essere, eccolo, order flow, volume profile, ok? Market profile, ecco, è per sessione, e l'altro volume weighted average price, ha una media ponderata sul volume, bella anche questa, molto bella anzi. E niente, questo è. Il video sui testi per principianti sarebbe interessantissimo, lo farò assolutamente, assolutissimamente. Su Discord ho fatto una lista di libri di analisi tecnica e altro, esatto, entrate sul nostro canale Discord, trovate più di 300 libri da leggere. Andiamo un po' avanti. Che ne pensi della media 200? Ma come mai tutti triggerati dalla media 200? Magic assente, tra l'altro, è vero. Come si può fare trading automatico con Binance a parte Gecko? Ma ci sono tantissime piattaforme, in verità, che tipo 3Commas, una molto conosciuta. Adesso volevo andare un po' a rispondere alle ultime di domande per essere un po' in diretta. Eccolo, è arrivato Magic in ritardo, ma ci sono, tu chiami e io arrivo. Già è 1:20 di live, poi non hai voglia di tagliare, metti i mattoni su YouTube. Adesso giuro che tra 5 minuti la smetto. Qua siamo razzisti nei confronti di Cardano. Qua tutti i vostri voti, bravi, votate. Sto andando un po' al contrario. Purtroppo sono arrivato adesso. Che Bizon consigli in caso di accumulo? Ti tocca guardarla differita, caro mio. T'ho fregato. Tra l'altro, nella differita, adesso magari poi lo scrivo per gli amici di YouTube, soprattutto metterò i minutaggi con i punti salienti, ecco, diciamo così. Riguardo The Rock, posso usare Hype per fare SEPA da per l'exchange? Assolutamente sì, The Rock non ha nessun tipo di problema per i trasferimenti SEPA. Allora, è arrivata qualche altra domanda. Rinuncio, ti vedo indifferita, lagga troppo. No, mi spiace. Il poll ha coperto? No, non ci credo. Il poll ha coperto. Facciamo una roba allora. Nascondiamolo per un secondo. Ragazzi, che cosa ci posso fare? Sono amateur. Indicators, volume profile. Order flow, volume profile. Ora si vede. Abbiate pazienza, è il primo maggio anche per me. Rimettiamo il poll, che sicuramente sei impallato di nuovo.
Sembra di no, eh? Sembra che stia andando, no, sta scorrendo. Ethereum, Binance Coin e Tezos, ottime scelte, oserei dire. Allora, andiamo a vapor. Ok, che fine ha fatto Dragon Chain? Dragon Chain, che fine ha fatto? Ma direi che è nel 15° girone infernale delle shitcoin, all'incirca, insieme alle mie. Ieri nel video mi faceva molto ridere perché parlando si diceva, insomma, ma che fine, che io ho mostrato l'allocazione del mio portafoglio, ma che fine hanno fatto le tue altcoins, Komodo, Modum, Neo? E sono le mie lezioni, oh, che dire, ho imparato come a caro prezzo di non comprare shitcoin, di non fare scommesse. Dragon Chain Disney Partner Moontime, già mi ricordo il buon vecchio 2017. Potresti dare un'occhiata a BNB e Ether? Sicuramente sì, andiamo a vederlo subito e poi mi sa che chiudiamo. E se avete qualche ultima domanda da fare, fatela adesso. Allora, Ether, io lo guardo su Bitcoin, non ve ne abbiate, ma Ether lo guardo su Bitcoin perché Ether dollaro è troppo schiavo dell'andamento di Bitcoin. Allora, Ether Bitcoin al momento è un po', soffre un po' del fatto che le altcoin speriscono il pump di Bitcoin stesso. Quindi, vedete, abbiamo un high e lower high e qua nel frattempo abbiamo una cosa di questo tipo. Sì, insomma, stiamo tipo triangolando e c'è da vedere che intenzioni ha. Quindi andiamo a vedere sul daily per se volessimo operare su un supporto. Allora, in verità di supporti, di zone di possibile entry con stop loss chiaramente qua sotto in caso di invalidazione del minimo, potremmo avere questa zona e la potremmo ampliare anche qua fino anche a includere, volendo, questo cluster. Allora, va, facciamo una cosa molto più easy, andando dalla più esposta ma minor rischio di miss alla meno esposta maggior rischio di miss, oserei dire che da qua a qua è un potenziale entry, ok? Su ipotesi ovviamente di continuazione di questo andamento. L'invalidazione per me sta sotto gli 0.02, quindi metterei lo stop loss di conseguenza. Questa è la mia visione su Ether. Poi cos'altro avevi chiesto? Scusami, BNB, altra coin assolutamente interessante. Allora, devo cancellare, vabbè, un'altra volta, BNB, eccola. Allora, BNB è in fase di range subito dopo l'esaurimento apparente di un movimento di storno. Quindi abbiamo avuto la bolla, lo storno fortissimo, e poi il range, il consolidamento. Se volete il mio parere, cioè la mia posizione adesso è in, cioè sono spot long Binance Coin per i motivi che ho detto ieri, e è un ottimo momento, volendo, per accumularla in quanto si trova nella zona bassa di questo range. Quindi, sempre su ipotesi di anticipazione, di continuazione del range e di eventuale reversal, visto che si è passati da downtrend a range, quindi un indebolimento dell'offerta in questo senso, ci potrebbe stare un'accumulazione in questa zona di Binance Coin già da adesso, volendo, fino al bottom. È una di quelle altcoins che può valer la pena acquistare con stop loss sotto al range low, basta, tutto lì, per evitare di cadere vittima di un eventuale un break da un range così lungo è un segnale ribassista notevole, quindi non sarebbe certamente piacevole da soffrire, ecco. E basta, questo è quanto. Ecco, lo stop loss lo metterei magari a chiusura della candela, visti gli spikes che ci sono stati, così evitiamo di doverlo mettere addirittura qua sotto, che ci va a mangiare tutta questa parte di rischio rendimento. Ok, nella quarta stagione di Dragon Ball, che cosa? Dragon Chain? Oltre a Bitcoin e Ether, hai mai valutato di acquistare qualche altcoin supportata da un progetto potenzialmente vincente? Guarda, io ad esempio ho FTT e BNB, che ho i miei motivi per holdarle. FTT è una piccola scommessa, un investimento, ma insomma non penso che sia una ripetizione di un errore come NIO o come le altre, cioè la vedo un po' meglio, e poi soprattutto ho ridotto il mio portafoglio a poche coin. Cosa ne pensi di Phantom? Phantom non la conosco, è uscita una notizia di collaborazione Link Tezos,
Ho letto poco fa la news. Ah, non lo sapevo, interessante. Dunque, Phantom, dicevi, non conosco il progetto, FTM. Non conosco il progetto, ma direi che il grafico non è assolutamente dei migliori. Anzi, è abbastanza disgustoso. Siamo in zona bottom, low sat, che non me la fa piacere ancora meno, downtrend continuo. Ecco, non passa il test del trend, il trend settimanale, quindi per me è no per adesso. Io dicevo l'exchange, la coin al momento tranquilla. Ah no, KuCoin. KuCoin è affidabile ma sta perdendo volumi. KuCoin in realtà è vero, è da un po' che c'è, anch'io lo ritengo affidabile. In particolare io lo utilizzavo molto quando c'era il boom delle altcoins, che erano tutte lì, lì ti listavano qualsiasi altcoin, anche se ne facevo una io di altcoin, me la listavano su KuCoin probabilmente. Adesso ovviamente con la perdita di interesse delle altcoins e soprattutto la centralizzazione dei volumi su pochi exchange, Binance per primo, per lo spot, e poi appunto adesso stanno emergendo molto anche gli exchange asiatici, c'è cioè OKX che anche sullo spot sta prendendo molto, Bitfinex ha recuperato abbastanza, e quindi diciamo che tutti gli altri tendono un po' a essere esclusi dal mercato. Quindi non credo che lo utilizzerei. Domani vocale, niente S lunga. No, domani devo andare all'S lunga, altro che, altrimenti non ho il frigo vuoto, è una cosa veramente imbarazzante. Ciao a tutti, devo andare, bella diretta, grande, grazie per avermi seguito, spero di ritrovarti alla prossima. È sempre un piacere partecipare alle live, purtroppo mi aggrego a chi avrà difficoltà a seguirti alle 18. Caspita, mi spiace sta cosa. E guarda, valuterò di cambiare l'orario, davvero. Magari il venerdì sera alle 21 è un po' una punizione, perché qualcuno magari vuole uscire di casa quando si potrà, chi lo sa. Ragazzi, che dire, gira il link della news, ma googoliamola, la googoliamo insieme, cosa dite? Proviamo? Allora, Tezos Chainlink, vediamo cosa troviamo. Tezos becomes the latest blockchain to tap Chainlink. Vabbè, Tezos sembra che voglia utilizzare Chainlink come oracolo. IOTA addirittura c'è dentro. Bringing secure Chainlink Oracle to Tezos. Sembra interessante come cosa. Vediamo cosa dice il nostro caro CoinDesk. Allora, poi vi saluto. Diamo un'occhiata a questa notizia. Dunque, Chainlink è integrato con un'altra blockchain. Questa è Tezos. Real-time data. La sto cercando di leggere in fretta poi per dirvi... Cos'è? Ecco, no, praticamente sembra che vogliano fare su Tezos dei progetti tipo DeFi, simil DeFi, anzi chiamiamoli pure DeFi, e utilizzeranno come oracolo Chainlink. Quindi Chainlink è diventato compatibile con la blockchain di Tezos. Bella cosa, oserei dire. Allora, chiudiamo il sondaggio che sta ancora andando, ma il vincitore è Ethereum, è al secondo posto Binance Coin e al terzo posto Tezos. Tra l'altro Ethereum tra poco diventerà stakeabile e in quanto tale sono curioso di vedere lo staking che cosa diventerà, cioè se si creerà interesse nei confronti dello staking oppure no. Magari ci sarà un'ondata proprio di un boom delle proof of stake, chi lo sa, sarebbe veramente interessante. Quindi il dare Link e Tezos, ma guarda, Link e Tezos finché sono in uptrend, buy the dip e si continua ad andare avanti. Ragazzi, io vi ringrazio di avermi seguito, siete sempre fantastici, numeri uno, mi avete gasato un sacco. Questa poi, quest'ultimo messaggio ve lo leggo, nel mio portafoglio la percentuale più alta è quella della shitcoin di Luca, ne ho 53, sei il numero uno e tienitele tutte, continua ad accumularle perché prima o poi voglio fare una sorta di redeem, cioè la possibilità di cambiarle magari in qualche premio. Quindi accumulate shitcoin solo qui, solo nei nostri live. Non, mi raccomando, non andate a comprare Dragon Chain e robe del genere, perché quelle sono le shitcoin che non valgono niente. Questa è la shitcoin invece che vale, perché serve per i giveaway, serve per i mini giochi qui nei live della community e serve poi per riscattare premi più avanti. Ne parleremo, voi state sempre sul pezzo che mi piace così. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo su YouTube per chi si riguarderà la differita, perché magari si è perso un pezzo di questa diretta o magari deve andare in bagno, non sa cosa fare per stimolarlo un po', e cosa c'è di meglio che un'ora e mezza di analisi di grafici? Direi proprio niente. Alla prossima e di nuovo un saluto.